Papà, ti volevo ringraziare. Un altro piccolo successo per merito tuo. E come te voglio andare avanti. Ho imparato una cosa da te, veramente importante, che nessuno vale più di me. Che nessuno mi può fermare, esattamente come per te. E nessuno mi fermerà. Stai tranquillo. Thank you.
Vai molto di fretta oggi, Melvin Devereux. Mi dispiace, ma io no. E come stai? Bene, grazie. Non ricordo però dove ci siamo conosciuti. Dici davvero, Melvin? Ah, forse ricordo, è stato da Lorraine, vero? E se ti dicessi a questo funerale? Ah, d'accordo, per me va bene, ma... Thanks to surgery at the hospital for sick children. Tracy Hooper was given the liver of a 9-year-old accident victim in a 4-hour operation. Hooper is in critical. Piace, Melvin? È l'ultimo modello della Buick. Fa più di 120 miglia all'ora. Sei contento? Partial clearing tonight with a low of 74. More showers developing tomorrow and not as warm with a high of 77. With the winds out of the west at 22 miles per hour.
Allora, che problema c'è? La patente e il libretto di circolazione. Bene, ecco qui. Se è per quei sorpassi, le assicuro che non ho superato il limite di velocità. E lei, Melvin Devereux? C'è la mia foto di sopra. Dov'è diretto? Sto andando in direzione di Abbeville, dove vive la mia famiglia. Ho fatto un salto a New Orleans per affari e sto tornando a casa. Non ha letto i cartelli? Quali cartelli? Quelli là dietro. Segnalano l'interruzione dell'autostrada per Baton Rouge a causa delle piogge. Il fondo stradale è franato in parecchi punti e ci stanno lavorando squadre di volontari. Hanno reclutato tutti i braccianti disponibili. Credo che lei sia nuovo di qui, vero gente? Conosco questi posti come il palmo della mia mano. C'è sempre un po' di esagerazione in tutto questo. So come vanno le cose, mi deve credere. Ora conosce tutto di me. Posso andare? Sì, sì, ma la prossima volta faccia bene attenzione ai segnali o rischia di ritrovarsi dentro un fosso. Grazie del consiglio. Attenzione di Miss Ferguson e dell'ufficio contabilità, codice AS372. Ho concluso l'acquisto di 4.000 metri cubi di legname. La Jackson Lumber provvederà alla consegna entro il termine di 14 giorni. Vi prego di informarmi a consegne effettuate. Sono stati emessi 8 assegni della First National Bank per un ammontare di $24.000. Portare la cifra in detrazione sul conto acquisti e transazioni e calcolare l'incidenza dell'onere fiscale sul prodotto finito. Chiudo. Tour is over and what a success it was. Madsen skateboarded across Canada in 11 months, raising over $14 million to fight heart disease. He covered over 5,000 miles, averaging 100 miles.
C'è qualcosa che non va? Ho dei problemi con la macchina, ma rimedierò. Non sembra che te la cavi molto bene con i motori. Perché non lasci fare a un professionista? C'è un ottimo meccanico in fondo alla strada. Coraggio. Vieni, ti ci porto io. Mi dice dove ci siamo conosciuti? È un segreto. Lo scoprirai al momento opportuno. Per ora diciamo che mi sento in dovere di aiutarti. Per me va bene. Dove sei diretto? Ad Abbeville. È un bellissimo posto. Lo conosce? Conosco molti posti e Abbeville è uno di questi. Anch'io vado lì. Che strana coincidenza. Non è affatto strana. Ci vado anch'io perché tu vai lì. Io non capisco. Veramente tu non lo capisci? Il meccanico. C'è nessuno? Salve. Ho qualche problema con la mia macchina. È parcheggiata in fondo alla strada, è una Chevrolet. È lì col cofano aperto. Le dispiacerebbe darle un'occhiata? No, ci vado subito. Grazie. Se vuole darsi una rinfrescata, c'è un motel proprio a pochi passi. Chieda di Mike, è il proprietario. Gli dica che la mando io. Gli farò un prezzo speciale per la stanza. E nel frattempo, io controllo la macchina. Che ne dice? Ottima idea, ma io vado un po' di fretta. Quanto tempo ci vorrà? Beh, se il guasto non è grave, non ci vorranno più di 15 minuti. Bene. Le faccio vedere dov'è il motel. La prima traversa a sinistra. Non può sbagliare. Ehi, qualcosa non va? No. No, grazie. Come sapeva che venivo qui? È il meccanico che ti ha raccomandato il motel, vero? Suo fratello è il proprietario. Sai com'è? Un po' di collaborazione. E lei fa parte della famiglia? Io ti sto seguendo, te l'ho già detto. Ma che cosa vuole? Soldi? Non mi interessa il denaro, mi interessi tu. Dammi la chiave. Non ho molto tempo. Lo so. Vede, non mi piacciono le complicazioni. Io sono felicemente sposato e amo mia moglie. E allora? Io ti voglio. E stai certo ti avrò. Non so neppure il suo nome. Ma sei interessato al mio nome o al mio corpo? È strana. Me lo hanno detto in molti. Veramente? Quanti? Adesso sono con te. Ed è questo che conta. Vai a pulirti ora. Certo. Perché non si toglie i vestiti e si stende sul letto? Faccio io un minuto, eh?
Non avertene a male, ma non era il momento. Ancora. Ti aspetto al bivio per Abbeville. A presto. È tutto a posto ora. Era il carburatore ingolfato. Può viaggiare tranquillo. Non avrà più problemi. Grazie. Thank you.
No, no, no! Ehi, amico, mi sembri matto. Mi credi così pazzo da spararti? Devi aver perso la testa. Ha visto passare un carro funebre? No, signore, nessun tipo di macchina. La strada è interrotta a circa un quarto di miglio da qui. Stiamo riparando questo pezzo per gli abitanti della zona. Quindi non si può passare? No, signore. Grazie infinite. Prego.
Buongiorno. Cosa le serve? Uno scotch, per favore. Doppio. È una bella macchina quella sua là fuori. Anche mio fratello ne ha una. Ma la sua, certo, è senz'altro un'altra cosa. Mi dia lo scotch, per favore. Certo, signore. Glielo do subito. Ecco lo scotch. Desidera qualcos'altro? Può dirmi chi è l'autista del furgone mortuario là fuori? Perché vuole saperlo? Sono affari miei. È quello laggiù. Sento Paul, mi ascolti. Piantala, sono occupato. Mi dica il nome del cadavere che sta trasportando. Come si chiama? Melford, Melbourne, oppure come? Ti ho detto di lasciarmi in pace. Sei sordo forse? Non lo vedi che ho da fare? Certo che ha da fare. Ha da fare con me già da più di mezz'ora. Mi ha bloccato la strada con quel suo maledetto furgone. Lei ha infranto la legge e ha tentato di sbattermi fuori strada. Lo sa che posso denunciarla? Se proprio ci tieni a saperlo, il nome di quel mucchio di stracci non è Milford, neppure Melbourne, è Melvin. Melvin come? Qual è il suo cognome? Torni indietro! Senta, lei non ha pagato lo scotch. Ha ragione. Rimedierò subito. Mi dia un altro drink. Un altro doppio? La bottiglia. E mi dia degli spiccioli. Per il jukebox? No, per il telefono. Era solo una domanda. Basta, no? Vanno bene. Il telefono si trova là sopra.
Quanto le devo? Tutto bene? Mi dica quanto le devo. $7 con le monetine. Grazie. E buon viaggio. È proprio un peccato. Ed era anche vestito come un signore. Thank you.
Quanta ne metta, signore? Faccia il pieno. Spicci, le lascio $1. Faccia pure. Grazie a Dio non conosco nessuno che si chiama Ralph. Lester! 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 $12.25, signore. Grazie.
Sì, d'accordo. Va bene. Cosa desidera? Saprebbe dirmi se il corpo di Melvin Devere è qui? Sì, naturalmente. È nella cappella. Ho detto salve. Io no. Conosco il mio tipo. Fai l'orso, ma hai un cuore enorme. Vai verso nord? Che ti importa? Sto andando a Memphis, Tennessee. Pensavo che mi potresti dare uno strappo. Io non do passaggi. Vattene via. Fai decisamente bene. Dando dei passaggi rischi di incontrare un sacco di brutta gente, senza contare tutti i bagagli. Fanno finta di avere soltanto una borsa. E quando ti commuovi, ciao! Tirano fuori 5 aspetta, valigie, aspetta, 10 aspetta. Pacchi. Ho detto aspetta, aspetta. Io non mi sono commosso mai. Ora prendi le tue cose e vattene via. Guarda, questo è tutto quello che ho. È così piccolo. Ti prego. Il mio nome è Margie. Il diminutivo di Margherita, naturalmente. Qualcuno ti ha invitato a salire? Sì, buono, non mi cacciare via. Solamente un piccolo tratto per avvicinarmi. Dove vai? Te l'ho detto, a Memphis. E che c'è a Memphis? Ma davvero non lo sai? C'è il festival di musica country. Tammy Wynette, Tom Spalding, sarà molto divertente. Se lo dici tu. Me ne dai un sorso? È troppo forte per me, non hai una birra? Fa proprio caldo. Non so come fai a resistere tutto vestito. Sei vestita anche tu? Sì.
Sì, ma sotto il vestito io non porto niente. Rifallo. Cosa? Quel giochetto con la cerniera. Questo dici? Lentamente. Fallo tu per me. $50. D'accordo. Prima però. Ok. Ah. Tieni. Scomodo, ma se a te piace farlo così. Insomma, ti puoi decidere, mi fanno male le ginocchia. Ma che ti succede? Prima fai il furbo con la cerniera e poi non ti diventa duro. Di un po', per caso sei impotente. Fuori di qui. Senti, non è un problema mio. Ti ho detto di andartene. Ok, ma non ti agitare. Va fuori. D'accordo, me ne vado e con piacere. I tipi come te mi fanno proprio schifo. Sbrigati. Pezzo di merda. Sei tanto vecchio che non ne avrai più una così. Imbecille nato. Merda. Non avertene a male, ma non era il momento. Ancora. Ti aspetto al bivio per Abbeville. A presto. Thank you.
brutto figlio. Io non ho... Porco! No! Ora ti insegno io a ficcare il naso. Aspetta. In quello che non ti riguarda, d'accordo? Aspetti un momento, io posso spiegare. Non hai niente da spiegare, te la do io una spiegazione. Margo, no, state fermi. Aspetti, la prego. Che succede? Ha aperto la bara che sto trasportando. Ho detto state fermi. Deve essere un maniaco. Ho capito. Ma è tutto il giorno che mi segue. Ho detto basta io. Così. Ero in quella bara. Vostro onore, lei ha ragione, ma le assicuro che ero in quella bara. La prego, mi deve credere. Io ero in quella bara, non sono pazzo. Pazzo assolutamente no, ma ubriaco certamente. Le è stato riscontrato un tasso alcolico superiore al normale. Perciò la condanno al pagamento di $500 in contanti o a 15 giorni di detenzione. Io pago. Io conosco qualcuno qui. Certo. Marta. Sarebbe una sorpresa trovarla sull'elenco. Forse può essere che ci sia, vediamo. Vediamo un po'. Devere Marta, ecco. Marta Devere. 526A Spain Boulevard. Senta. Sto cercando la 526A Spain Boulevard. È proprio dietro quel blocco. Giri a destra, ancora a destra ed è arrivato. Grazie. Prego. Proprio tu! Che magnifica sorpresa! Sono così felice di vederti! Oh. Chi l'avrebbe immaginato? Oh, un momento, per favore! E i tuoi come stanno? Va tutto bene, gli affari filano e c'è anche la salute. Beh, questo non si direbbe proprio a guardarti. No, ho avuto una discussione un po' animata con un camionista. Meno hai a che fare con loro, meglio è. Gran brutta razza. Ti posso offrire qualcosa? No, ho già bevuto troppo. Hai avuto notizie da mia madre ultimamente? Lo sai che non ci parliamo da anni? No, nessuna notizia da parte sua. Meglio così. Che intendi dire? Il vecchio detto. Nessuna notizia, buona notizia. È un proverbio Cajun. Gente molto saggia quella. Senti, non posso lasciarti andare senza offrirti qualcosa. Permettimi almeno che ti predica il futuro. No, è la mia specialità. Madame Devere risolve qualsiasi problema. Senti, Madame Devere risolve qualsiasi problema. Ecco, siedi qui. Dimmi che cos'è. Oh! Vedo molto amore. Vedo anche molti soldi. Ah, sì? Ma di che si tratta? Dimmi. Solo un sacco di sciocchezze. Ma dimmi di che cosa? Secondo queste linee...
saresti morto da ore. Torno subito. Pronto? Sì, sono proprio io. Melvin! Deveré. Oh, grazie a Dio. La signora Deveré, per favore. Mi dispiace, ma la signora Deveré non c'è, è andata al funerale del figlio. Devo arrivare a casa e tutto sarà finito.
doveva essere pazzo. O ubriaco. Guidava a più di 100 miglia all'ora nella corsia di sinistra. Era come se tentasse di sorpassare una mano. Ma non c'era niente da sorpassare. Nemmeno un'anima. Niente. Nessuno. Thank you.